Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Abbiamo bisogno di questi momenti di solitudine con Gesù. Abbiamo bisogno di stare un po' con Lui, in compagnia, di vivere la preghiera, che è veramente la nostra ricarica, il nostro riposo, che veramente sono veramente i momenti della preghiera, i momenti più dolci, più belli della vita, sono pregustare il paradiso, sono vivere la vera gioia, il vero piacere, il vero entusiasmo. Ho intervistato alcuni parrocchiani sulla preghiera e ho sentito delle cose belle. Per esempio uno diceva, anche quando lavoro è come l'ago della bilancia, il mio pensiero è sempre rivolto a Lui. Un altro dice, quando ho paura non riesco a pregare, poi dico questi pensieri, questi pensieri non sono per me, non li voglio, mandali via. E Lui li manda via. Un altro, la mia preghiera è cambiata nel corso della mia vita. All'inizio pregavo con le formule e basta. Poi chiedevo, perché c'erano delle croci. Poi ho scoperto che Dio mi ama e ho iniziato a ringraziarlo perché Lui c'è e a leggere il Vangelo per amarlo di più. Un altro, mi piace fare dei pensieri di ringraziamento al Signore, più che chiedere e mi commuovo. Un altro ancora, prima di arrivare alla preghiera io mi sentivo una persona vuota. Sentito un altro che dice, io mi chiedo continuamente, ma è questo il tuo progetto su di me? Ma qual è il tuo progetto su di me? E questa è preghiera. Ancora, se non pregassi, come farei a non reagire, a perdonare, a sopportare? Non ce la farei. Un altro ancora. Da una parte mi sfogo e discuto con Dio, dall'altra parte chiedo la forza di andare avanti. Ecco la preghiera, questa cosa meravigliosa. Oggi vorrei soprattutto parlarvi della preghiera di lode, della preghiera di ringraziamento. È bellissima la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento. Noi lodiamo per un bene concesso ad un altro. Ringraziamo per un bene che ci è stato concesso da un altro. Per questo sono grandi queste preghiere di lode e di ringraziamento, perché sono uscite dal nostro individualismo, sono aprirsi agli altri e aprirsi all'altro. Mentre le altre preghiere rischiano di essere egoistiche, richiuse, è anche giusto farle, perché il Signore ci ama, quindi è anche giusto che chiediamo per noi, la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento sono fatte per amore. Lodiamo il Signore per amare, perché lo amiamo, lo ringraziamo perché lo amiamo. Non importa se non so tutto di Dio, se non ho capito tutto, ma lo ringrazio e lo lodo. E vedete che questa è umiltà, questa preghiera è intelligenza, e non pretendere di possedere Dio è una cosa meravigliosa. Imparate sempre di più la preghiera di lode e la preghiera di ringraziamento. E allora nasceranno sempre di più in voi questi atteggiamenti di umiltà di fronte a Dio, questi atteggiamenti di altruismo, questo atteggiamento di mettere Dio al centro e non mettere noi stessi. Un'altra cosa che volevo dire è questa. La preghiera vera porta a vivere il Vangelo e a cercare la comunione con i fratelli. Ma quando, come fate a sapere che ho pregato veramente, che ho vissuto la preghiera vera? Se ho più voglia di vivere il Vangelo, allora ho pregato veramente. Se faccio più comunione con gli altri, se vado d'accordo con gli altri, li amo di più, gli voglio più bene, ho fatto la vera preghiera.
mi sono spiegato, questi sono i frutti. E d'altronde, quando noi ci vogliamo bene, viviamo la comunione tra di noi, quando noi cerchiamo di vivere il Vangelo, abbiamo più voglia di pregare. Ecco, vedete, le cose sono collegate. La preghiera vera porta alla comunione e a vivere il Vangelo, il vivere il Vangelo porta alla preghiera. Sono delle cose collegatissime. La preghiera vera è incontro con Gesù nella parola che preghiamo. E poi questa parola la vogliamo vivere e la vogliamo condividere. Allora capite che bisogna proprio evangelizzare la nostra preghiera, altrimenti è come la preghiera di tutte le altre religioni, è la risposta ad uno sfogo, a un'esigenza religiosa che tutti hanno, tutti gli uomini, anche se non lo sanno, anche se oggi lo si nega con la cultura di oggi, hanno un'esigenza religiosa, un bisogno di religione. Allora la preghiera è una risposta a questo bisogno, ed è già bello. Ma se la nostra preghiera è tutto qui, poco. La nostra preghiera deve essere molto di più. Deve essere incontro con Gesù Cristo, capite? Allora è molto di più che una risposta a un'esperienza religiosa. Però deve essere la preghiera quella vera.